spostiamo tutto il problema dei diritti e doveri degli uomini e naturalmente accusiamo il cosiddetto arbitrio, libero arbitrio, in base al quale voi fate i vostri comodi perché li ritenete giusti da un punto di vista sociale, umano, mondano. E no, io sto parlando sempre di un'azione che è stata preceduta da un riconoscimento dello spirito, perché allora l'atto diventa spirituale, ed essendo spirituale è puro, è cristallino, perché coincide con un'autentica volontà o un'autentica scelta. Per arrivare ad avere una scelta autentica non c'è che il riconoscimento della propria interiorità, altrimenti la scelta sarà sempre legata al mondano, al sociale, all'umano, cioè ad una sovrastruttura che di per sé è una struttura più o meno falsa e falsificata.